Allora, capiamo adesso quindi il modello matematico complessivo come è fatto. Allora, questo è il modello matematico che abbiamo trovato, quindi abbiamo le leggi della magnetostatica, che già conosciamo, le leggi di Ampere e l'asso di linearità di B, complementate da questa relazione costitutiva che abbiamo ampiamente discusso fino a qualche minuto fa. Quindi supponiamo B uguale mi per H con mi su mi 0 molto maggiore di 1, nelle ipotesi semplificative che prima abbiamo discusso. Ecco, questo modello matematico presenta delle fortissime analogie con quello che abbiamo visto nel caso della conduzione stazionaria. Vi ricordo qual è il modello matematico della conduzione stazionaria. Stazionaria abbiamo studiato qualche lezione fa. Vedete, c'è una fortissima analogia in termini di equazioni. Una differenza che balza all'occhio è chiaramente il fatto che in conduzione stazionaria il campo elettrico è conservativo, mentre il campo magnetico non è conservativo. Dobbiamo però ricordarci del fatto che anche in conduzione stazionaria, per poter far circolare una corrente lungo un percorso chiuso, avevamo aggiunto, vi ricordate, il campo elettromotore che non era conservativo. Quindi in realtà anche qui c'è nascosta da qualche parte una quantità non conservativa che serve a far funzionare le cose sostanzialmente. Quindi in realtà l'analogia è perfetta. In particolare noi abbiamo visto che grazie al fatto che i conduttori elettrici tipo il rame hanno una conducibilità molto maggiore di quella dell'aria, riusciamo a realizzare con i fili di conduttore dei tubi di flusso per la corrente, cioè in grado di portare la corrente senza perdere da un punto all'altro. Abbiamo ovviamente discusso e sfruttato questo fatto. Bene, noi qui siamo in una situazione analoga in cui, vedete, il fatto di avere materiali con una permeabilità magnetica molto maggiore di quella dell'aria ci fa intravedere la possibilità di realizzare dei tubi di flusso per il flusso magnetico. L'analogia, vedete, è fra B e J H ed E e Mi e S, no? Queste sono le analogie fra i due sistemi. Quindi se io in conduzione stazionaria con un materiale con sigma molto alto riesco a fare un tubo di flusso per J, così in magnetostatica con un materiale ferromagnetico a permeabilità mi molto alta rispetto a quella del vuoto riesco a fare un tubo di flusso per B, cioè un tubo di flusso per il flusso magnetico, non per la corrente ma per il flusso magnetico. Quelli che andremo poi a realizzare, cioè queste strutture in grado di fare da tubo di flusso per il flusso magnetico, si chiamano, in analogia a quello che abbiamo visto in conduzione stazionaria, si chiamano circuiti magnetici. Quindi circuiti magnetici altro non sono che strutture di materiale ferromagnetico in grado di convogliare il flusso magnetico, cioè di fare da tubi di flusso per il campo magnetico. Vi faccio vedere qualche esempio. Allora, immaginate di considerare una struttura di questo tipo. Vedete, io ho portato anche una, diciamo, simile a questa, in realtà, vedete, un po' diversa, ma la sostanza non cambia praticamente. Una struttura di materiale ferromagnetico, la cui sezione è quella lì. Qui ci sono due, diciamo così, finestre, lì ce n'è una sola, ma insomma la cosa è analoga. E attorno a uno di questi bracci di questa struttura di materiale ferromagnetico è avvolto un solenoide. Quindi immaginate qui ci sia un solenoide avvolto attorno a questo braccio qua.
il disegno rappresenta appunto un solenoide avvolto attorno a questo braccio di questa struttura. Ok? Allora, questa è la situazione in cui la permeabilità di questa struttura è pari a quella del vuoto, nell'aria, insomma. Poi ha scritto, per chi di voi ha l'occhio di lince, mi su mi 0 uguale 1. Questo significa che appunto è come se questo materiale fosse fatto di legno, come diciamo prima. Questo circuito, questa struttura fosse fatta di legno. Oh. In questo caso, chiaramente, il materiale si comporta esattamente come il vuoto. Quindi il campo che ne viene fuori è la configurazione a fontana che conosciamo, è quella del solenoide rettilineo. Il campo concentrato dentro la zona, molto, molto debole fuori, quasi uniforme dentro, quello che conosciamo. Proprio perché appunto, dal punto di vista magnetico, questa struttura è come se non ci fosse, perché si comporta uguale, a quella, uguale all'aria. Beh, cosa succede se invece io aumento questo rapporto? Adesso era 1, adesso lo aumento fino a diventare molto maggiore di 1. Allora osserviamo che, questo è il caso 5 come rapporto, osserviamo che il campo viene a concentrarsi nella regione del materiale. C'è ancora parecchio campo fuori, come vedete, ma comincia, vedete, ad addensarsi dentro. Questo addensamento è ancora più evidente quando aumento fino a 10 il rapporto. Se decide di funzionare anche 100, ecco, vedete, sempre di più, fin tanto che quando arrivo a 1000, che è un valore assolutamente ragionevole, si diceva prima addirittura 10.000, no, non è possibile. In questa rappresentazione tutto il flusso magnetico è convogliato all'interno della struttura. Quindi sto realizzando un circuito magnetico, nel senso che con questa struttura per esempio, sono in grado di guidare il flusso magnetico lì dove mi serve. Quindi, inizialmente io avevo una fontana di campo che andava un po' dovunque a seconda della geometria del solenoide, no? Qui invece, con questa struttura di materiale ferromagnetico, io incanalo il flusso, faccio un tubo di flusso per il flusso magnetico e porto il flusso in giro per questa struttura, diciamo senza perdita in questa... senza variazioni di flusso in questa struttura. Cioè, se io metto questa sezione, o questa sezione, o questa sezione, il flusso magnetico sarà sempre lo stesso. Perché questo è, in questa approssimazione, un tubo di flusso. Beh, occorre osservare, quindi quello che vi ho disegnato in figura è un circuito magnetico, cioè una struttura fatta di materiale ferromagnetico in grado di incanalare il flusso al suo interno. Quello è un circuito magnetico, semplicissimo. Va osservata che la approssimazione alla base dei circuiti elettrici è molto migliore dell'approssimazione alla base dei circuiti magnetici. In altri tempi, ricordate, qui ci stanno 20 ordini di grandezza fra sigma del conduttore, cioè il rame, e la sigma dell'aria. Qui, fra la permeabilità del ferro e la permeabilità dell'aria, ci sta un fattore 10^4. Certamente alto, ma non così alto come questo. Che cosa cioè significa questo? Significa che i circuiti elettrici sono veramente dei tubi di flusso per la corrente, e non c'è il verso che non sia così. I circuiti magnetici sono dei tubi di flusso per il flusso magnetico solo approssimativamente, cioè un'approssimazione ben peggiore che non che per il caso dei circuiti elettrici. Tuttavia, in molte situazioni è un'approssimazione che possiamo ampiamente tollerare. Però dobbiamo sapere che è un'approssimazione meno buona che non nel caso dei circuiti elettrici. Bene, una cosa vi dico da subito, poi la riprenderemo a tempo debito. Mi pare che sia la successiva slide. Esatto. Beh, quando io ho a che fare con questa struttura, ecco, vedete, il campo magnetico, per sua stessa natura, abbiamo detto, è confinato all'interno del materiale ferromagnetico. Fuori dalla struttura non ce n'è di campo magnetico. È tutto lì dentro. Questo è un pregio in certi casi, ma può essere anche un difetto in certi altri. Immaginate che voi vogliate utilizzare
questo campo magnetico per fare una certa operazione, che potrebbe essere o sollevare, che so, un detrito ferroso, cioè, immaginate le macchine, no? E così via. O fare una risonanza magnetica, sul campo magnetico certe particolarità, insomma. Beh, in quel caso voi volete utilizzare un campo magnetico per un certo scopo, volete realizzare una calamita, no? Voi sapete la calamita C, quelle dei cartoni animati, no? Diciamo, così si può realizzare. Bene, dobbiamo in qualche modo rendere accessibile il campo magnetico all'esterno, cosa che qui non è possibile, perché il campo magnetico sta solo qui dentro. Allora, quello che si fa è di levare un pezzettino di questo circuito magnetico, così, fare quello che si chiama un traferro, cioè una piccola interruzione del circuito magnetico. Vedete, sarebbe questa piccola interruzione qua. In pratica, lo vedete anche qui, magari adesso ve lo faccio girare. Se vedete questo oggetto, vedrete che il circuito magnetico in corrispondenza di questi punti è interrotto, c'è proprio una fessura. Questo è un traferro. Anzi, magari ve lo faccio girare, dai, così vedete. Ah, osservate pure che è fatto, come si dice, a fettine, diciamo, lamierini, poi capiremo il motivo fra un paio di lezioni. Dicevo, in questo modo, vedete, in questa regione, lo vedete dalla figura, è possibile utilizzare il campo magnetico, perché il campo magnetico in questa regione è presente ed è accessibile. Qui, per esempio, ci posso infilare un provino per fare la risonanza magnetica, tanto per dire, in questa fessura. Chiaro? Quindi in questo modo riesco a rendere accessibile il campo magnetico, cioè esiste una regione di spazio accessibile all'esterno in cui c'è un campo magnetico significativo. Fin tanto che il traferro ha una dimensione piccola rispetto alle altre dimensioni geometriche in gioco, come per esempio in figura, vedete immediatamente che la proprietà di tubo di flusso è sostanzialmente preservata, cioè è ancora vero che il flusso è convogliato all'interno di questa struttura. Quello che succede qui è che c'è come se fosse una piccola svasatura delle linee di campo in corrispondenza del traferro, una cosa di questo tipo. Faccio uno zoom qui, giusto per una cosa del genere. Ok, invece di andare dritto per dritto, insomma, c'è questa svasatura. Però la struttura è ancora quella del tubo di flusso sostanzialmente. Quindi noi poi potremo studiare anche queste situazioni con gli strumenti che metteremo a punto per studiare i circuiti magnetici, anche in presenza di traferri piccoli, questo è il concetto. Viceversa, se io invece faccio un traferro molto grande rispetto alle altre dimensioni in gioco, eccolo, vedete? Questo è il caso di traferro più grande, cioè tutta questa zona è un traferro adesso. In questo caso, vedete, la proprietà di tubo di flusso si perde completamente. E quindi questa poi questo non è più un circuito magnetico, perché non incanala più flusso, probabilmente. Mentre il precedente lo era ancora, questo non più. Quindi, sì, infatti non avevo altre immagini. Quindi, potremo anche operare un piccolo traferro in circuito magnetico, che appunto sia piccolo, in modo tale da non perturbare sostanzialmente la configurazione delle linee di campo. Va bene. Allora, come studiamo questi circuiti magnetici? Direi, a questo punto posso anche spegnere, così guadagniamo un po' di lavagne. Come studiamo questi circuiti magnetici? Allora, esistono una serie di leggi che permettono di studiare i circuiti magnetici che adesso introdurremo piano piano. Noi cominciamo a fare una trattazione, diciamo, semplificata per capire un po', diciamo, la dinamica di quel che succede. Poi metteremo a punto invece, non so se stesso oggi o domani, invece proprio le equazioni dei circuiti magnetici per entrare. Allora, partiamo da qualche esempio. Allora, faccio vedere qui su questa lavagna che abbiamo appena guadagnato. Allora, ridisegno proprio la struttura che era poco fa disegnata sulla lavagna, dalla lavagna luminosa. Allora,
Allora, è esattamente la geometria che abbiamo visto prima. C'è questo materiale ferromagnetico, questo anello di materiale ferromagnetico, su un cui tratto è avvolto un solenoide con N spin. E chiamo A e B i morsetti di questo solenoide. Allora, l'obiettivo che mi voglio porre è quello di capire qual è il circuito equivalente ai morsetti AB di questa struttura, cioè il solenoide avvolto su un nucleo di materiale ferromagnetico, come si dice, nucleo di materiale ferromagnetico, la dicitura tecnica che troverete, come si comporta dal punto di vista circuitale equivalente. Quindi dovremo studiare questo semplicissimo circuito magnetico. Allora, abbiamo visto che le linee del campo magnetico sono convogliate da questa struttura, l'abbiamo visto un minuto fa. Bene. Allora, se io considero adesso la linea media di questa struttura, la chiamiamo I la corrente, V la tensione con la commissione dell'utilizzatore, e chiamo gamma con questo riferimento la linea media di questo circuito magnetico, d'accordo? E applico le leggi che stanno scritte là, in particolare integrale di H scalar T del sulla linea gamma uguale I gamma, d'accordo? Allora, consideriamo poi una generica sezione di questo circuito magnetico, per esempio questa, la chiamo S, la cui normale è N. D'accordo? Definisco flusso Φ, questa quantità. Questa è la definizione di flusso. Questo sarebbe il flusso alla sezione S del tubo del circuito magnetico. Poiché, allora, nelle approssimazioni per cui questa struttura è un tubo di flusso, quello che abbiamo discusso prima, qualunque sia la sezione a cui mi metto, il risultato sarà sempre lo stesso. Quindi qui vado ad un certo flusso S, F, F, se facessi lo stesso ragionamento qui troverei lo stesso flusso, anche qui, perché le linee di campo sono tutte convogliate in questa struttura. D'accordo? Quindi non devo specificare qual è la sezione a cui mi metto, perché qualunque sezione mi fornirà lo stesso risultato grazie alla proprietà di tubo di flusso che abbiamo appena discusso. Chiaro? Beh. Allora, come procediamo? Lavoriamo su questa prima equazione. Allora, l'integrale sul gamma di, allora, al posto di H, poiché gamma si sviluppa del materiale ferromagnetico, ci metto la sua relazione costitutiva mi per H, B su mi scala T del. Quindi sto riscrivendo questa equazione qua. D'accordo? Allora, al secondo membro cosa c'è? C'è la corrente concatenata con la linea gamma. Come devo fare questa corrente? Allora, prendo la linea gamma, considero una superficie che ha per orlo gamma, magari la tratteggio qui, anche se pasticciò un po' il disegno, ma per farvi capire penso sia utile. Quella che sto qui lievemente tratteggiando qui è la superficie S gamma, su cui faccio, questo vi ricordo, no? È l'integrale su S gamma di J scalare N di S, no? La corrente con la corrente. Quindi ho considerato questa superficie. Come la devo orientare? Con la regola della mano destra. Quindi, così è l'orientamento di gamma, la normale è entrante, quindi ci metto una X per dire che la normale alla superficie è entrante. D'accordo? Mi seguite? Ora, devo fare quindi il calcolo di quanta corrente attraversa questa superficie secondo questo riferimento. Ebbene, io ho
questo solenoide percorso da corrente I che buca questa superficie una volta, vedete, a entrare, poi esce da qui, buca una seconda volta, una terza volta e così via, buca n volte questa superficie esattamente nella direzione che ho stabilito. Quindi questa corrente concatenata altro non è che n volte per la corrente del solenoide. Con l'amperspeed del solenoide, non ce l'abbiamo chiamato. Bene, a questo punto procediamo e facciamo un'approssimazione. In particolare supponiamo che sulla sezione che ho considerato del tubo di flusso, la generica sezione di questo tubo di flusso, la quantità B scalare n sia uniforme. Abbiamo visto prima, le linee erano abbastanza dritte, quindi questa cosa è, diciamo, erano abbastanza equispaziali, quindi questa cosa è vera come approssimazione buona. Quindi scriveremo questo. Invece di fare questo integrale, facciamo semplicemente integrando, che supponiamo costante, per l'area su cui faccio integrale, che è questa sezione qua. D'accordo? Ora, qui che cosa ho? Integrale su gamma, B scalar T, ma vedete, per come ho scelto la linea gamma, che è la linea media, e la sezione considerata ortogonale, il versore normale alla sezione e tangente alla linea coincidono. Quindi qua ci scriverò B scalar N diviso M del uguale N per I. D'accordo? Ovvero ancora, dunque, a posto di B scalare N ci metto φ diviso S, integrale su gamma, φ diviso S mi del uguale N per I. Ok? Ho sostituito. A questo punto cosa dico? Gamma è questa linea che abbiamo tratteggiato. Phi è il flusso alla sezione. Poiché questo è un tubo di flusso nelle ipotesi fatte, il flusso Phi è uguale in qualunque punto di gamma. Suppongo che anche la sezione di questo oggetto sia sempre la stessa e suppongo anche che la permeabilità del materiale ferromagnetico sia sempre la stessa. Posso quindi portare tutto fuori dall'integrale e scrivere Phi per la lunghezza L della linea gamma diviso S per mi uguale N per I. Questa cosa la posso scrivere, la scrivo qui sotto. Così, dove la quantità R, da cui espressione L diviso S per mi, è detta riluttanza del tubo di flusso. Vabbè, l'unità di misura è Henry a meno 1, si vede con una fascia in analisi dimensionale. Riluttanza. Questa che abbiamo scritto alla lavagna è una delle leggi che regolano l'evoluzione dei circuiti magnetici, che poi, ripeto, renderemo sistematiche fra lo stesso oggi o domani, massimo, ok? Sistematizzeremo. Vabbè, per il momento l'abbiamo ricavata così, diciamo, in maniera appassionata, però poi ci ritorneremo. Allora, vi faccio osservare un paio di cose. La prima è la stretta analogia con i circuiti elettrici. Se vi ricordate i ragionamenti che noi abbiamo fatto quando abbiamo calcolato la resistenza di un filo, ritroverete molti dei ragionamenti, grazie all'analogia che vi ho prima menzionata, anche in questo ragionamento, in questa situazione qua. Quindi, diciamo, può essere fatto con stretta analogia rispetto a quello che è stato fatto con il filo di conduttore. Quindi vi invito a riflettere su questa cosa. La seconda cosa che vi faccio notare è, anzi, ve la faccio notare fra un poco, perché a questo punto vi dico prima un'altra cosa e poi vi faccio questa osservazione. Allora,
Quindi abbiamo trovato queste relazioni che ci sono fra flussi e correnti qua. Flusso alla sezione, corrente nel solenoide. Il mio obiettivo, ricordate, è quello di trovare la relazione fra tensione e corrente, perché voglio un circuito equivalente di questo oggetto qua. Allora, devo capire la tensione, come può essere espressa a questo punto. La corrente già c'è in mezzo, devo calcolare questa tensione. Allora, la tensione sappiamo essere legata alla derivata del flusso concatenato con il solenoide. Per evitare confusione, poiché ho chiamato φ il flusso alla sezione del tubo di flusso, quello che sta definito sopra, voglio chiamare lambda grande, il flusso concatenato con il solenoide. Lambda grande sarebbe l'integrale di B scalare n ds sulla superficie del solenoide, cioè sarebbe la superficie elicoidale che si appoggia al solenoide, ok? Quella che abbiamo studiato qualche tempo fa. Quindi se prendo il solenoide devo prendere una superficie che ha per urlo la linea con cui realizzo il solenoide, cioè l'elica che si appoggia al solenoide più il tratto esterno, quello che abbiamo visto tempo fa, ho chiamato S solen per dire è quella del solenoide. Ora, quanto vale questo flusso? Allora, abbiamo dimostrato che la tensione è legata alla derivata del flusso concatenato, no? Questo l'abbiamo visto l'altro giorno, quindi questo lo vediamo per voi. Dicevo, quanto vale questa quantità lambda, il flusso concatenato con il solenoide? Allora, se io trascuro gli interstizi fra le spire, trascuro la parte esterna, come sempre abbiamo fatto fino ad ora, questa quantità è pari a n volte il flusso concatenato con la singola spira. Questo l'abbiamo già detto varie volte. Ma quanto è il flusso concatenato con la singola spira? Poiché ciascuna spira si avvolge sul materiale ferromagnetico, ciascuna spira vede il flusso che ho chiamato φ. Φ è il flusso alla generica sezione del tubo di flusso. Ciascuna spira si avvolge sul tubo di flusso, quindi ciascuna spira vede φ come flusso. Ce ne sono n, quindi il flusso complessivo è n volte tanto. D'accordo? Bene. Sostituiamo questa espressione, quindi abbiamo dN dt di n per φ. A questo punto posso usare la relazione che ho scritto prima, che mi esprime il flusso in funzione della corrente. Questa qua è la riluttanza. Quindi abbiamo dN dt n, e poi scrivo n per i diviso r, quindi n quadro per i diviso r. D'accordo? Beh, suppongo che n non dipenda dal tempo, non lo dispire, così come la riluttanza sono parametri fisico-geometrici che suppongo costanti nel tempo, quindi porto fuori. E viene fuori questo. Ossia, una caratteristica del tipo induttore con induttanza pari n quadro diviso r. Allora, qui dobbiamo fare alcune osservazioni. Allora, la prima è quella che vi stavo menzionando prima. Badate, questo ragionamento che abbiamo fatto, esistono varie superfici a cui abbiamo applicato i nostri ragionamenti. Vi prego di non sbagliare superfici, un errore estremamente comune che voi fate quando vi interrogo all'esame. Quindi vi sottolineo questa cosa. Guardate, le superfici che abbiamo considerato in questo ragionamento sono tre sostanzialmente. La prima serve per calcolare la corrente concatenata, questa qua, questa tratteggiata. La seconda è la sezione e serve a calcolare il flusso del tubo di flusso. La terza è l'elica e serve a calcolare il flusso concatenato col solenoide. Quindi sono tre superfici differenti, non le dovete confondere. Quindi non mi venite a dire che il flusso φ
si calcola su questa superficie qua perché è sbagliatissimo. Lo capite, no? Adesso immagino questo ragionamento. Quindi non lo voglio sentire. Quindi questa è la cosa a cui prestate attenzione. Diciamo, cercate di ragionare bene sulle superfici coinvolte nei vari ragionamenti. Altra osservazione, diciamo forse più di sostanza. Il solenoide avvolto attorno al nucleo materiale ferromagnetico, dal punto di vista circuitale equivalente, si comporta ancora come un induttore. Vi ricordate, ieri abbiamo visto il solenoide da solo, a punto, abbiamo trovato un induttore. Nel caso precedente, quello di ieri, l'induttanza del dipolo induttore era pari al coefficiente di autoinduzione del solenoide. Ieri. Oggi l'induttanza del solenoide, vedete, è legata a questi parametri qua. Cioè, vedete, è svincolata dalla geometria del solenoide vero e proprio. Cioè, quanto è lungo il solenoide, lì non conta più. C'è la riluttanza del tubo di flusso, cioè la lunghezza del tubo di flusso. Questo perché il tubo di flusso, avendo incanalato le linee del campo magnetico al suo interno, in qualche modo vincola la regione dove c'è il campo magnetico e quindi l'energia magnetica. Ecco perché il parametro di induttanza, in questo caso, dipende dalle proprietà geometriche del tubo di flusso e non più del solenoide. Allora, se è chiaro questo ragionamento, chiaro qui fin qui, domande? Possiamo cercare di complicare un pochino la situazione e studiare, lo faccio qui, e studiare questa situazione. Lo stesso circuito magnetico su cui questa volta avvolgo due solenoidi, non più uno come nel caso precedente. Quindi la struttura magnetica è la stessa, però due solenoidi anziché uno. Allora lo chiamo V1, V1, V2, V2. N1, N2, queste quantità. Anzi, facciamo una cosa. No. Vabbè, lasciamolo così, va. Poco male. Allora, studiamo questa situazione. Allora, facciamo lo stesso ragionamento di prima. Quindi consideriamo una linea gamma fatta così e scriviamo che l'integrale su gamma di h scalar t dl è pari alla corrente di gamma concatenata con questa linea. Quanto vale adesso questa corrente di gamma? Allora, per il calcolo di gamma dobbiamo fare quella superficie tratteggiata, quindi dobbiamo vedere quanta corrente buca questa, vabbè, non la tratteggio anche qui se no si pasticce di sì, la superficie va per urlo gamma orientata entrante, stessa cosa di prima. Mi sto ripetendo lo stesso ragionamento. Allora, in questo caso, quanto vale questa corrente di gamma complessiva? Allora, c'è il solenoide 1 che buca n volte la superficie S gamma, come prima. Ma c'è anche la corrente 2 che buca la superficie S gamma n due volte.
sempre nella stessa direzione, vedete, per come ho orientato gli avvolgimenti, anche questo muca entrante. Quindi questa quantità si scrive N1I1 più N2I2. D'accordo? Bene. A questo punto, facendo ragionamenti analoghi a quelli precedenti, quindi definendo una sezione S qualsiasi con una certa normale, quindi flusso Φ come integrale sulla superficie S di B scalare n di S, con ragionamenti identici al caso precedente, troviamo questo. R per Φ uguale N1I1 più N2I2. Allora. E fin qui siamo arrivati all'analogia con questo, dove R è la riluttanza del tubo di flusso definita in maniera analoga. Ho ripetuto esattamente gli stessi ragionamenti, ritorno esattamente al risultato molto simile, come vedete. D'accordo? Mi seguite tutti quanti? Allora. Adesso, come vado avanti? Allora, io prima qui, vedete, ho calcolato la tensione come derivata del flusso concatenato. Qui faccio la stessa cosa per ciascuno degli avvolgimenti. Quindi scriverò B con 1 uguale dN dt di lambda 1, dove lambda 1 è l'integrale su S solenoide 1, quindi l'elica che si appoggia al solenoide 1, di B scalare n di S. D'accordo? Questo si scrive in questo modo adesso. Allora, il campo B adesso, presente alla struttura, è dovuto a entrambe le correnti. C'è una corrente 1 e una corrente 2. Quindi scriverò dove appunto B1 e B2 sono i campi magnetici generati dalla corrente 1 e 2 prese separatamente. Quindi questa quantità sarà proporzionale, come abbiamo già visto ieri, alla corrente dell'avvolgimento 1. Questa quantità sarà proporzionale alla corrente nell'avvolgimento 2. Questo è il coefficiente di autoinduzione del solenoide 1, questo è il coefficiente di mutua induzione fra 1 e 2, quello che abbiamo visto ieri, vi ricordo. Quindi se io scrivo qui, troverò L1, supponendo che essi siano costanti nel tempo, di 1 in dt più m di 2 in dt. Analogo discorso, B2 è pari a dN dt di lambda 2, ovvero m di 1 in dt più L2 di 2 in dt. Dobbiamo però ancora fare questo calcolo, ancora non l'abbiamo fatto. Questo è quello che ci aspetta, però dobbiamo fare questo calcolo. Allora, quanto vale la quantità L1? Allora, L1 a che cosa uguale? Sto calcolando adesso L1.
L1 è pari a lambda 1 diviso I con 1 quando I con 2 è pari a 0. Vedete da qui, L1 è pari a lambda 1 su I con 1 quando I con 2 è pari a 0. Vedete? Quindi devo fare questo calcolo. E userò questo chiaramente per fare questo calcolo. Vediamo. Allora, lambda 1 è l'integrale sul solenoide 1, quindi è questo valore, n una volta il flusso della sezione. Guardate, lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima. Qui siamo sul avvolgimento 1, quindi quando devo fare l'integrale sull'elica che si appoggia al conduttore 1, io faccio n una volta il flusso alla sezione, che ho chiamato φ. Vi trovate? Diviso I con 1 quando I con 2 è pari a 0. Allora, adesso φ ci posso mettere questo. Allora, quando I con 2 è pari a 0, φ è pari a n1 su I con 1 diviso R. Quindi abbiamo n1 su I con 1. Al posto di φ quando I 2 cioè è pari a 0 ci metto n1 I con 1 diviso R. Ho usato questa relazione applicata per I 2 vale a 0, ovvero n1 quadro diviso I con 1 e I con 1 si semplifica R. Ok? L2 è pari a lambda 2 su I con 2 quando I con 1 è pari a 0, vado in stretta analogia qui, ossia pari a n2 per φ su I2 quando I1 è pari a 0. Calcolo perfettamente analogo, sono cambiato solo 1 e 2, in pratica è lo stesso, e quindi viene alla fine a conti fatti quando I1 è pari a 0 questo si annulla, quindi φ è pari a n2 I2 diviso R, e viene n2 quadro diviso la riluttanza. Calcolo identico, chiaro? Facciamo adesso il calcolo della mutua, che è un po' più interessante. Allora, posso cancellare qui? Il calcolo della mutua, M. Allora, M è pari a lambda 1 su I2 quando I1 è pari a 0. Vedete? Ho usato quell'espressione là. I coefficienti di mutua induzione sono uguali nell'uno e nell'altro verso. Uso questa espressione, tanto è la stessa cosa. Quindi ho scritto lambda 1 diviso I con 2 quando I con 2 è pari a 0. Allora, lambda 1 è pari a n1 per φ diviso I2 quando I1 è pari a 0. Al posto di φ quando I1 è pari a 0 ci metto n2 I2 diviso R. Quindi abbiamo n1 su I2 e poi qui ci metto n2 I2 diviso R. Esatto, il flusso quando I1 è pari a 0 in questa maniera, d'accordo? Ossia, lo scrivo qui, n1 n2 I2 si semplifica per questa è la mutua, la scrivo qua. D'accordo? Che cosa quindi osservo? Osservo che L1 per L2, quando faccio il prodotto L1 per L2, mi viene fuori esattamente il quadrato di M. Si vede immediatamente. Ho realizzato un doppio bipolo, circuiti mutuamente accoppiati in accoppiamento perfetto, perché appunto la relazione fra tensione e corrente è quella lì, quella di un doppio bipolo circuiti mutuamente accoppiati, e le quantità L1 e L2 M soddisfano questo punto. Come ho fatto a fare questa cosa? Perché viene fuori questo? Viene fuori questo grazie al fatto che il flusso è lo stesso a ogni sezione. Se ci pensate,
è questa la proprietà che mi permette di dire che questo è vero, perché altrimenti il flusso phi sarebbe diverso qui e qui, e quindi non varrebbero le cose che abbiamo detto qui. Io qui ho scritto, vedete, lambda 1 è pari a n1 volte il flusso phi, e lambda 2 è pari a n2 volte il flusso phi. Questo è vero solo se il flusso qua e il flusso qua sono lo stesso. Se ci fosse il flusso che si perde per la via, tanto per dire, questa cosa non sarebbe più vera. Quindi io riesco a realizzare un accoppiamento perfetto fra i due avvolgimenti grazie alla proprietà di tubo di flusso. In pratica sto incanalando tutto il flusso di un avvolgimento verso l'altro. Chiaro? In questo modo le linee di campo generate da questo avvolgimento sono costrette a viaggiare lungo il tubo di flusso e a concatenarsi anche con l'altro. Lo vedete? Questa è la proprietà che mi garantisce l'accoppiamento perfetto. Quindi già capiamo l'importanza di questi materiali ferromagnetici, quindi dei circuiti magnetici. Riusciamo a realizzare accoppiamento perfetto con ottima approssimazione. Ieri c'erano tutti a rabbattare a mettere due seminodi uno dentro l'altro in perfetta sovrapposizione, perché dovevamo realizzare geometricamente l'accoppiamento perfetto. Qui invece possiamo realizzarlo, diciamo, magneticamente, cioè guidando il flusso secondo il tubo di flusso, e quindi non preoccupandoci della geometria del solenoide in sé stesso. Chiaro? Quindi capite bene che un oggetto del genere è sostanzialmente, lo vedremo poi fra qualche lezione, un trasformatore. Un trasformatore è fatto così, perché questo è un doppio bipolo circuito di movimento accoppiato e l'accoppiamento perfetto, che, come abbiamo studiato, è sostanzialmente quasi un trasformatore ideale. Ricordate, non i circuiti equivalenti che studiamo. E quindi, vedete, ci stiamo avvicinando a una cosa effettivamente interessante. Vabbè, direi ci fermiamo per un po' di pausa.